Chi sei e da dove vieni? Sono Veronica Barbato, madre di Joseph, sono una donna del sud e amo tutti i sud del mondo. Cresciuta a Reggio Emilia, ora vivo in Svizzera, a Lugano. Raccontaci un po' della tua pratica. La mia ricerca artistica nasce nel teatro attraverso la danza contemporanea. Improvvisazione, istinto, illuminazione creativa, performance e sperimentazione sono le caratteristiche che più mi appartengono. Cosa fai? Sto poco nelle regole, non lo trovo contemporaneo. Mi spingo oltre i limiti fidandomi di me stessa. Come si fa? Si segue il cuore. Il maestro Tolle descrive i nostri doni in queste parole. Le creazioni artistiche, la maestria in un campo qualunque di attività, implica che la mente pensante non sia più coinvolta, o perlomeno che resti in secondo piano. Cominciano ad operare un potere e un'intelligenza più grandi di voi, ma che in essenza siete voi. Il processo del prendere decisioni non esiste più. L'azione giusta avviene spontaneamente, non siete più voi a farla. La maestria nella vita è l'opposto del controllo. Vi siete allineati con una coscienza più grande. Questa agisce, parla, fa. Quando hai iniziato? Ho iniziato da bambina a immortalare ogni immagine che mi piacesse. Erano spesso scene d'amore che vedevo per strada, un abbraccio, un bacio, anziani che camminavano tenendosi per mano. Immaginavo di avere una macchina fotografica tra le mie mani e ad alta voce dicevo clic, un gioco che mi ha portato sempre ad allenare lo sguardo. Il mio primo corso di fotografia l'ho fatto nel 2009. E da allora è nata una forte necessità di scattare sempre di più e di continuare a studiare facendo dei corsi fino a regalarmi il master più significativo nel 2020 con Mustafa Sabag allo Spazio Labò di Bologna. Chi o cosa ispira la tua pratica? Mi circondo di arte di ogni genere e sono costantemente stimolata. Cosa esponi per Distance 2021? Al Festival di Lacuna espongo Empirio, un progetto che nasce da un atteggiamento che ho avuto con la pandemia. In questi mesi, avendo molto tempo, mi sono avvicinata a me stessa con molto rispetto e spiritualità, indagando, studiando, praticando e creando, ascoltandomi dentro. Ho meditato attraverso la mia arte. Con questa pratica ho sviluppato il progetto Empirio, in casa, con i materiali che avevo a disposizione. Cellophane, carta regalo, bombolette spray e la neve in terrazza. Mi sono lasciata coinvolgere e trascinare fino alla realizzazione del mio empirio. Come si collega al tema della distanza? Empirio lo collego al tema del festival unendosi alla distanza tra realtà sperimentante e l'espansione tra me e il mio universo. Perché hai fatto domanda per Distance 2021? Per essere su un palcoscenico. Dove le persone possono saperne di più? Potete trovare i miei progetti sui social Instagram, Facebook e nel sito veronicabarbato.com. Grazie.